9 febbraio del 2000 i giudici della Corte d'Assise di Foggia accolgono la richiesta del pubblico ministero e in primo grado condannano all'ergastolo Anna Maria Botticelli e Filomena Sica, riconoscendo loro piena capacità di intendere e di volere. Il 22 maggio 2001 i giudici della Corte d'Appello concedono le attenuanti generiche, riducendo le pene a 25 anni. Due mesi dopo la Corte di Cassazione annulla con rinvio la sentenza di secondo grado. L'intervenuta modifica del codice di procedura penale consente poi ai difensori delle due ragazze di patteggiare. La sentenza definitiva, giunta nel 2003, riduce la pena a 21 anni di reclusione. La sentenza di primo grado si vede una esigenza di dare un messaggio esemplare, di dare una risposta esemplare ad un fatto che si è ritenuto bruttissimo e che secondo me si aveva paura di trovarselo dietro l'angolo, perché non ci trovavamo di fronte ad un omicidio di mafia o ad un omicidio spiegabile in qualche modo, per cui un ergastolo, una sentenza così forte in qualche maniera esorcizzava la paura che un omicidio così brutto potesse commetterlo anche qualcuno di noi, anche una ragazza dietro l'angolo, la nostra vicina di casa, una nostra figlia, una nostra sorella, nella quale probabilmente cova un grave problema, ma questo problema non è stato mai capito. La sentenza di primo grado irrogò alle due la pena dell'ergastolo, che a distanza di tempo indubbiamente era una sanzione esagerata per due giovani ragazze incensurate. Il percorso carcerario che hanno fatto e che stanno facendo, mi dicono, perché mi sembra di sapere che siano ancora detenute, le avrà sicuramente giovato a migliorare i propri rapporti con la società e con gli altri. Alla fine dei conti sono state condannate a una pena superiore ai 20 anni e credo che alla fine dei conti la sanzione sia stata giusta. Alla fine, se si guarda l'aspetto della quantità della pena, credo che sia una sentenza giusta. Non lo fu la prima sentenza che comminò l'ergastolo alle due ragazze, ma ebbe vita breve. Si trattava di una sentenza troppo sbilanciata a favore dell'accusa, che non era riuscita a indagare il substrato psicologico, il substrato anche patologico di questo delitto. Ed è stata per fortuna corretta in secondo grado e anche in Cassazione. Quindi alla fine ritengo che le sentenze abbiano ben affrontato e deciso questo caso. Sono passati diversi anni da quella sentenza, ma oggi ci chiediamo che fine abbiano fatto i protagonisti e i personaggi di questo giallo che ha visto coinvolti delle ragazze giovanissime. Guardiamolo insieme. Io Filomena non la sento da svariati anni, perché ognuno ha il diritto all'oblio e quindi anche lei ha diritto di essere dimenticata e di farsi una nuova vita. Credo che se la stia rifacendo, perché quando io l'ho lasciata studiava economia e commercio con profitto e credo che abbia preso la laurea in carcere. Anna Maria Botticelli è attualmente ancora detenuta al carcere di Pisa e sta per scontare ha scontato già gran parte della sua pena, siamo agli sgoccioli. Per quel che mi risulta dovrebbe uscire nel 2013, comincia già ad usufruire di permessi, si sta ovviamente ricostruendo un'esistenza che è stata segnata da un omicidio, da un episodio bruttissimo che le ha ovviamente condizionato tutta l'esistenza. A questa famiglia, oltre alla grandissima tragedia di Nadia, sono accadute altre terribili disavventure negli anni successivi. La sorella Patrizia è deceduta per malattia. Dopo la morte di Nadia si è capito molto poco di quello che succedeva, voglio dire, perché sono piovuti guai da tutte quante le parti. La famiglia di Nadia era una famiglia molto unita, una famiglia che viveva e vive in un piccolo paesino del subappennino Dauno e ha vissuto questa tragedia nella maniera peggiore in cui ce la si poteva vivere, con un profondissimo dolore. Io ricordo, dopo la sentenza di primo grado, erano più o meno le 20 quando la Corte d'Assise pronunciò il verdetto dell'ergastolo, la madre non era in aula, era in una stanza a fianco, io mi avvicinai per comunicarle quello che era successo e dalla sua bocca non furono pronunciate parole di soddisfazione, ma parole di dolore.
sempre e solo parole di dolore.